Signor Conte? Signor Conte! Uscia via! Dove sei stato tutto questo tempo? Ad incontrare sua zia. Beh, l'hai vista? Sì, signor Conte. Com'è? È una negra. Invece è bianca. Una vecchia bianca. Giovane e bella. Giovane zia Caterina. Bellissima. La vedova di zio Arduino. Hai capito sto vecchio nel Sudafrica? Beh. E chi l'avrebbe? Attraente. Che fai, pigmeo? Vecchia Bertuccia maledetta. Che ti fai prendere dai desideri? Ti faccio l'iniezione, sai. Mi scusi, signor Conte. Com'è arrivata? In macchina americana lunga. Ma eredità corta. Eredità? Sì. Che eredità? Quella di suo zio. Ha lasciato eredità? Sì. Quanto? Poco. 1,5 milioni. Un milione e mezzo? Ti pare poco? Diviso in 5 diventa 300.000 lire ciascuno. E come l'hai saputo? Ho indagato, fugato. Hai fatto il sorcio? Sì. Disgraziato, 300.000 lire poco. Ma lo sai che solo di Bappone per te io spendo la fortuna? Da domani cosce de noci. No, mi fanno male i denti. Ti spezzo tutti i denti, sai. Così impari a conoscere il valore del denaro. Niente Bappone, cosce de noci. Che scarpe c'hai? Metti le scarpe strette. No, signor, quando mi fanno 300 male. 300.000 lire poco. Quante sono 300.000 lire? Tanti, tantissime. No, sono poche. Signor Conte. Vai ad aprire, vai ad aprire. 300.000 lire. Signora, la prego, legga lei per cortesia. Io, Arduino Pasti, in pieno possesso delle mie facoltà di mente e di corpo, stabilisco quanto segue. Lascio tutte le mie sostanze ammontanti a 1,5 milioni. 1,5 milioni? Prego, signore. A mia moglie Caterina e ai miei nipoti Piero, Alfonso, Cesare, Michele e Giuseppe Pasti. Allegri, fratelli, 300.000 lire sono pure una bella sommetta. Sono 300.000 lire la divisione, vero zia? Sì, 300.000. Ma dollari? Vabbè, dollari. Come dollari, zia? E quanto sarebbe il lire? 200 milioni, signori. 200 milioni! Ah, guarda che faccia che c'ha il signor Conte. Di dire. Italiani! Viva l'Italia! Signor Conte! Viva l'Italia! Oh, 200 milioni! Un po' di Bappone, signor Conte. Usso via. Niente Bappone. Rosica le gocce delle noci. No. 1,5 milioni m'ha detto. 1,5 milioni, sta carogna. Dice che vuol Bappone. Zitto, sa. Te dà l'ortica. Ma mi faccia parlare, signor Conte. Sotto zitto. Gonfio, ti faccio diventare tutto gonfio. Le devo dire una cosa importante. Sotto zitto. Non te voglio sentire. Brutto cagnaccio, 200 milioni mi ha fatto perdere, 200 dico. Ragnaccio velenoso, vedova nera. E appunto della vedova ci devo parlare, che la vedova non è il notaio, e il notaio non è la vedova. Che dici? Che è questo giro di parole? Che dici? Mi lascia spiegare, signor Conte. Spiegati. 10 anni addietro eri impiegato al comune. Sì, oh. È dal comune che ti ho raccolto come un sorcio. Un giorno dal Sudafrica è arrivata una richiesta urgente per un certificato di matrimonio. E di chi era questa richiesta? Di chi era? Di suo zio Arduino, scritta di proprio pugno, perché io lo conoscevo, sa? Beh, allora? E allora, se suo zio ha sposato 10 anni fa, come può essere la ragazza sua zia quando allora poteva avere massimo 12 anni? Per l'inferno. C'è un fondamento. E come si può sposare una ragazza di 10 o 12 anni? Perciò, la vera zia è la signora Bruna e il notaio è la ragazza bionda. Tanto è vero che il testamento l'ha letto la ragazza, cioè il notaio. È vero. Oh, genio. Io te sciolgo. Bravo, è vero. E perché questo trucco vecchio? Si sono sostituite per indagare, per spiare. Ecco. Furba la vedova. E allora? Non ci resta che corteggiare la vedova. E chi può farlo più del conte Alfonso? Forse i miei fratelli? No, per carità. E allora, vecchio, forza! Alla conquista della vedova! Sì. Tieni, magna del papone. Grazie, signor Pontino.